Siamo in una delle più importanti case d'aste d'Italia, dove tra poco verranno messi in vendita alcuni dei beni più ambiti al mondo, gli orologi di lusso. Ad esempio possiamo guardare questo qui, questo è un orologio, è un Daytona, ghiera di ceramica. Posso prenderlo? Prego. Anche perché non mi capiterà mai più, quindi ne approfitto. E questo orologio quanto vale? Dunque, questo partirà in asta da 16.000 euro. Potrebbe arrivare, secondo lei? Entro i 25. E questo è Patek Philippe, la marca più esclusiva che c'è nel mondo dell'orologeria moderna, ecco. Ormai provi anche questo. Ma qui è ansia allo stato puro ora. Ok, questo quanto... Questo si parte dai 50.000. Dai 50.000 euro. 50.000, in acciaio. Caspita. Ed è un orologio che oggi il suo prezzo di mercato è tra i 70 e gli 80.000 euro. Un appartamento praticamente. Minimo. Noi qualche anno fa abbiamo venduto a distanza di un anno due orologi che sono stati venduti a 500.000 euro. Caspita. E l'anno scorso abbiamo venduto un orologio che ha sfiorato il milione di euro. Perché uno deve venire a un'asta per questi orologi e magari non può andare più banalmente da un negozio? Questi sono orologi per cui non c'è disponibilità di prodotto. Cioè, se io vado al negozio non li trovo? No, non si trovano. Per alcuni orologi ci sono liste d'attesa di 3-4 anni. Addirittura? Tranquillamente, sì. E per questo le persone vengono qui, per cercare di accaparrarsi gli orologi il prima possibile. Iniziamo dal lotto numero 301, che è un Rolex Daytona 16. 12.000 euro. 13.000 Carolina al telefono. 14 Giulia al telefono. 15.000 euro. Lotto numero 3. L'anno è 1966. Iniziamo da 5.000. 6.000, 6.5, 7.000, siamo a 8.000 euro. Siamo partiti da 5.000 euro e siamo arrivati 5, a 12.000 euro. Iniziamo da 10.000 euro, che sono offerte 11.000. 10.000 euro. 12.000, 12, 13.000. 13. 20.000. 20.000. 24.000 euro. Sono offerti 28.000, è live, 36.000, 36.000 euro, grazie. Aggiudicato. È appena stato venduto un orologio a 50.000 euro. 64.000, 66.000, 70.000 euro, è qui, di sala, 70.000, grazie. Ma perché questi orologi sono così ricercati? In un certo ambiente questi sono orologi che ti distinguono, ecco, diciamo, che ti dicono chi sei, e è molto anche uno stato simbolo, ovviamente. Ma non è solo questa la ragione. Intorno agli orologi di lusso è nato un vero e proprio mercato parallelo. A conoscerne i segreti ci sono persone come lui, i reseller. Il mio lavoro consiste nell'acquistare gli orologi a un prezzo vantaggioso per rivenderli a un prezzo ovviamente più elevato. Lui è Ivan Schiblik, un noto e importante reseller di Milano. L'orologio commerciale che io posso acquistare a 10.000 euro, lo posso rivendere tranquillamente a 13, 13 e mezzo, 14. Diciamo che l'orologio più importante che ho venduto 1.700.000 franchi, 1.700.000 euro. L'orologio è diventato un bene di rifugio. Se uno ha intenzione di riciclare del denaro e quindi importare ed esportare denaro all'estero, in Italia o dove vuoi, gli orologi sono, diciamo, il prodotto principale. Se io prendessi un aereo con 500.000 euro in contanti, ma non so neanche se mi fanno passare, cioè, fanno un controllo, li vedono, devi giustificare. Invece l'orologio al polso, ma chi è che ti è? Vi è mai capitato qualcuno che va in aeroporto e dice: scusi, mi fa vedere che orologio ha al polso?
No, giusto per fare una valutazione, non gliene frega nulla a nessuno. Nessuno saprebbe quanto vale questo orologio che ho al polso io, eppure sono 100.000 euro. L'orologio è un bene così, è un assegno al portatore. Un bene, come vedremo, in bilico tra legalità e illegalità. Ricordate l'inchiesta sul calcio scommesse, il caso che ha scosso la Serie A solo pochi mesi fa? Secondo la Procura di Torino, il giovane centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, si sarebbe recato in una gioielleria di Milano per comprare orologi di lusso e così ripagare i debiti di gioco con i titolari delle piattaforme illegali. E noi, in quella gioielleria, ci siamo andati. Ciao, buongiorno. Senta, io sono un giornalista, ma voi avete incontrato Tonali, Fagioli? Non ci sono i proprietari, quindi noi, il nostro è no comment. Perché a me avevano detto anche che può capitare che i calciatori prendano orologi per avere poi contante, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare ogni volta no comment, no comment. Soltanto un'informazione, ma... Io gli sto dando l'informazione che è il no comment. Ma a spiegarci il meccanismo è un altro reseller che ha accettato di parlarci senza rivelare la sua identità. Tra i suoi clienti ci sono anche famosi calciatori. Sì, qual è il link, il legame col mondo del calcio scommesse? Cioè, io compro l'orologio per fare cosa? Faccio un esempio, se tu dovessi andare a scommettere su una partita, hai ovviamente un versamento normale, quindi con la carta di credito, e fai la tua bella scommessa. Mentre invece la problematica del calciatore è un'altra. Si deve rivolgere a chi gestisce le scommesse clandestine, parliamo di soldi importanti. L'unica possibilità che hai è pagare per contanti, sia per non essere tracciato, e sia perché chi prende la scommessa ovviamente non può prendere un bonifico o con la carta. E come fai a procurarti del contante? È quello, acquisti regolarmente un orologio bonifico e quindi ti risulta che hai comprato un orologio, niente di male. Peccato che poi magari vai a rivendertelo per acquisire contanti. Cioè, i calciatori utilizzano gli orologi come merce per avere poi facilmente accesso a contanti. Non penso che loro lo usino solo per le scommesse. Di quei contanti poi fanno quello che vogliono. Ma non è finita qui. Il reseller ci fa vedere anche una conversazione con uno dei gestori delle piattaforme illegali. Ho un paio di imprenditori e un paio di calciatori che vogliono comunque scommettere ma non sanno più dove. E il tipo ti ha risposto, il problema è che fra un po' non lo potrà più fare nessuno, manco noi. Abbiamo tutti il fiato sul collo. Ho giocatori sia nel Napoli, sia nella Roma e qualcosa nella Lazio. Quindi sono più di qualcuno. Ce n'è uno che si è venduto pure l'orologio della moglie. E si è comprato due patacche per far vedere che ha ancora gli orologi, ma in realtà sono finti. E lui è grosso, credimi, non si direbbe, non sospetterebbe mai nessuno. Del Napoli. Pagamento cash sopra i 10. Questa è una cosa che c'è sempre stata. Sia i calciatori in primis, ma anche alcuni imprenditori, vi dicevo.